Buongiorno dal Salone del Francese di Parigi, siamo con Agnese Barni, Exhibition Manager di Salone Francese in Milano. Ciao Agnese, grazie di essere qua con noi e di aver accettato questa intervista. Siete anche voi espositori in questo quest'anno salone? Sì, ci siamo anche noi, abbiamo il nostro stand, abbiamo una partnership insieme all'organizzatore del Salone della Francia. Quindi ci siamo anche noi oggi. Ottimo. Insomma, siete tra colleghi, diciamo, organizzatori di fiere. Esatto. Qual è il bilancio, diciamo, adesso che è passato qualche mese, dell'edizione 2023 del Salone Francese in Milano? Il bilancio è molto positivo. L'anno scorso abbiamo raccolto ottimi feedback sia da parte degli espositori ma anche da parte dei visitatori. Ci sono venuti a trovare oltre 6.000 visitatori, sia nazionali che internazionali. Di questi 6.000 visitatori, oltre il 10% era internazionale, questo è frutto anche dalle partnership internazionali che abbiamo instaurato l'anno scorso, soprattutto con la Francia, quindi direi che è andato molto bene e siamo contenti che anche i nostri espositori e visitatori siano stati soddisfatti del lavoro e della passione e dell'entusiasmo che abbiamo messo per appunto realizzare una nuova edizione del Salone Francese di Milano. Ottimo, allora finita la fiera si comincia subito l'edizione successiva, no? Certo. Vogliamo ricordare le date della prossima edizione e poi se puoi dirci qualcosa dell'andamento delle iscrizioni a oggi. Certo, la prossima edizione si terrà dal 26 al 28 settembre presso Allianz Mico. E ad oggi le iscrizioni stanno andando molto bene, abbiamo oltre 50 insegne iscritte, il nostro obiettivo è quello di superare le 150, ma abbiamo tempo e sono sicura che nei prossimi mesi riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Benissimo, un'ultima domanda, senza spoilerare troppo, se ci dici qualche novità che incontreremo nel 2024. Allora, sicuramente presenteremo case study nuovi, nazionali e internazionali. Ci saranno delle nuove partnership internazionali con diverse associazioni di altre country che organizzano anche loro il Salone Franchising. E poi avremo diverse aree dove creare un nuovo network tra francesi e franchisor e delle aree di consulenza. Quindi queste sono piccoli spoiler che possiamo iniziare a dare. Grazie Agnese. Grazie a voi. E grazie per essere stati con noi.